Ciao ragazzi, in questo video vi parleremo del tennis tavolo, da tutti conosciuto come ping pong. Lo scopo del gioco è far rimbalzare la pallina nel campo dell'avversario senza che lui riesca a ribatterla. La partita è divisa in 5 set, ogni set è fatto da 11 punti. Chi vince per primo 3 set vince la partita. Il campo. Il campo è un tavolo lungo 2,74 cm e largo 1,52 cm, alto 76 cm e tagliato a metà da una rete alta 15,25 cm. Si gioca con delle racchette rivestite in gomma e una pallina bianca o arancione. Le fasi di gioco. La battuta. Per fare la battuta si tiene la pallina sul palmo della mano, aperta, rimanendo fuori dalla superficie del campo. Si lancia in aria la pallina e la si colpisce con la racchetta, facendole fare un rimbalzo nel proprio campo e poi in quello dell'avversario. Il net. Se alla battuta la pallina sfiora la rete e poi va al campo avversario, si chiama net. L'avversario può rispondere con un colpo di diritto o di rovescio. Rimandando la pallina nel campo avversario, l'azione continua finché un giocatore non riesce a rispondere al tiro dell'avversario oppure sbaglia il suo tiro. Schiacciata. Un modo per fare punto è la schiacciata nel campo dell'avversario. Effetto. Un colpo da maestro è dare l'effetto alla pallina in modo che giri su se stessa. L'effetto si dà colpendo la pallina come se la tagliassi. Una cosa importantissima nel ping pong è avere nervi saldi e altissima concentrazione. Fallo di gioco. Una cosa che non si può fare è appoggiare le mani sul tavolo di gioco. Noi ora vi lanciamo questa sfida, fare almeno 100 palleggi. Aspettiamo i vostri video. 100! Ehi là!